chi tra i ghisleriani può meglio oggi rappresentare questo senso di polis se non il giurista, uomo politico, deputato per 7 legislature, ministro dell'interno, ministro di grazia e giustizia, ministro della difesa, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma oggi più che mai e soprattutto alunno Virginio Rognoni. Virginio Rognoni, premio Ghislieri alla carriera 2015. Dobbiamo prima adempiere una funzione importante. Vedi? Consegnate il premio. Come no? Eccolo. Aspetta. Grazie. Eccolo per te. Virginio Rognoni. Prego, prego. Devi ora ascoltare la motivazione, sperando che sia stata azzeccata, noi ne siamo certi. Per un percorso di impegno umano e professionale che ha attraversato tutta la seconda metà del Novecento sino ai primi anni 2000, scandito da ruoli di elevata responsabilità istituzionale e capace di saldare le dimensioni locale, nazionale ed europea della società italiana in anni di grandi sfide e cambiamenti, perseguendo sempre la centralità del rapporto fra il cittadino e lo Stato, il premio Ghislieri alla carriera 2015 va a Virginio Rognoni. Nella stessa logica e nella stessa prospettiva, chi poteva meglio rappresentare il futuro della polis che abbiamo sin qui accennato, di un giovane economista che si è occupato soprattutto del ruolo politico dei mass media e del ruolo economico delle istituzioni politiche. Chi, proprio pochi giorni fa, è divenuto professore associato in economia politica presso l'Università degli Studi di Pavia. Il premio Ghislieri 2015 va all'alunno Riccardo Puglisi. Come tradizione vuole, il premio alla carriera consegna il premio. Mi fa molto piacere. E questa è la grazia. La classe. Qui. Devi alzarlo questo qui. Sì. Sostenetelo.